Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Chiara e sono ancora abituata con l'intro che facevo quando avevo ancora il nickname Bambola Malefica. Comunque, benvenuti oppure bentornati su un nuovo video. Per chi appunto non mi conoscesse, io sono Chiara, il mio canale tratta di beauty, ho ripreso da poco con il caricamento video. Ci tengo a invitarvi a iscrivervi al canale per non perdervi i futuri video, anche cliccare la campanella d'arrivo. Ci sarà un nuovo video ogni mercoledì, ho deciso il giorno e il giorno è il mercoledì. Su YouTube un video a settimana, non di più perché poi sapete se no mi intrippo, mi incasino, quindi un nuovo video alla settimana al mercoledì. E oggi questo video è un po' incasinato perché sto impazzendo. Dovevo fare delle cose, avevo tutto organizzato, avevo un video pronto da pubblicarvi appunto mercoledì quando lo starete vedendo, però poi è uscita lei, l'ho voluta comprare e quindi ho messo da parte il video che avevo registrato e pronto da pubblicarvi oggi, invece lo vedrete la settimana prossima, quindi va bene così. Però appunto mi sono ritrovata a fare le cose un po' di fretta, che non è mai una buona cosa. Però di questa palette qua, ora devo fare un attimo due parole, due. Due parole, due. Allora, la Anarchy Glam Mulac, la nuova uscita in casa Mulac, l'ho voluta comprare perché nonostante appunto nel video precedente vi avessi detto che non vorrei comprare materiale perché appunto non ho tanti soldi e dicendo questo vi invito, se vi va, se volete, altrimenti non c'è nessun problema, nell'info box ci sono dei link dove chi vuole, chi può donare anche semplicemente 1 euro, qualsiasi cifra io possa riuscire a ricavare la utilizzo esclusivamente per portare contenuti sul canale. Comunque io ho comprato qualcosina, devo dire, per appunto non mostrarvi roba che ormai ha 2 o 3 anni, perché altrimenti anche voi magari vi annoiate, quindi però appunto ci sono dei link se volete, se potete, altrimenti non importa, non cambia niente, però appunto se per caso qualcuno vuole o può semplicemente donare anche solo 1 euro, io lo utilizzo per il canale, non per andare a fare shopping per gli affari miei. Comunque detto ciò, ho comprato la palette che ha un pack esterno stupendo, devo dire. Anche la gamma colori è molto bella. Spero che la abbiate apprezzata bene. La gamma colori è molto bella perché ha questo appunto schema nude, ma sia caldo che freddo. Gli opachi sono bellissimi, molto belli. Scusate se sono truccata un po' così. Allora, vi ho fatto il tutorial di questo trucco, lo vedrete alla fine del video, dove sono presa con una scappata di casa con un accappatoio asciugamano perché mi ero lavata i capelli, sto per andare al lavoro, in parentesi, e tra l'altro ho avuto difficoltà nell'asciugare i capelli perché si vede che ho fatto un impacco troppo impaccante e appunto mi ha impaccato i capelli, quindi sono un po' così ed ho perso un sacco di tempo nell'asciugarli, quindi dovevo mettere le ciglia finte, volevo finire di fare il look un po' più così, però vabbè, ve lo beccate così. Su Instagram trovate sempre il look un pochino più strong e si vede tutto abbastanza bene, credo, nei passaggi. Quindi seguitemi su Instagram, che mi trovate con lo stesso nickname che ho qua, Chiara trattino in basso Lovisetto, che non mi ricordo se trattino in basso si dice slash o undercore, che è come lo sa dire, me lo scriva nei commenti, grazie. E bisogna parlare della palette, perché bisogna fare un grosso discorso su questa palette, perché non mi è piaciuta. E su questo non mi è piaciuta devo fare tante tante parentesi. Allora, il trucco che ho, vabbè, è un trucco molto blando, non è niente di speciale. Vi ho fatto un pezzettino di video solo per farvi vedere la resa degli ombretti durante il loro utilizzo, ma sono rimasta un po' delusa, un po' tanto delusa dagli ombretti, dagli shimmer, cioè no, boh, io no, non li trovo sufficientemente pigmentati, no, non hanno la resa che io credevo, cioè anche questo qui che è Classic House, cioè, boh, cioè io questi ombrettini qua più shimmer li utilizzerei più come
cotte che altro, e probabilmente, cioè, mi prendo comunque un momento, un mesetto per testarla bene e fare altri look, magari utilizzando delle basi cremose. Però io la palette, quando compro una palette, non la provo mai facendo delle basi cremose o strutturate, perché voglio vedere la performance dell'ombretto da solo. E quindi devo dire che per me la performance di questi colori qua, che è praticamente più della metà degli ombretti, non è, almeno non è quella che io mi aspettavo. Poi magari sono io che avevo delle aspettative sbagliate. Hologlam è carino. Dai, mettiti a fuoco, gioia dei miei occhi. Hologlam è carino, però pensavo qualcosa di più. Cioè, ora io non voglio fare paragoni, ma devo farli. Allora, io ho preso anche questa che vedrete settimana prossima. Ok. Voglio farvi capire quello che io intendo per quello che per me è uno shimmer. Cioè, già sul dito, vedete, l'ho preso da qua. Questo lo vedete dalla luna. Aiuto. Non so se riesco a farvi capire la differenza. Sono due cose molto diverse. Io mi aspettavo qualcosa più nello stile su, che non fare nello stile giù, e forse è per questo che sono così delusa. Però devo dire una cosa, devo scagliare una freccia a favore di questa palette. Come mi ha fatto notare un'amica, con la quale appunto stavo parlando di palette, che non si trucca tantissimo lei. E per esempio una palette come la Huda Beauty, l'ultima insomma, quella che vi ho appena mostrato, non saprei usarla perché per lei è troppo eccessiva. Mentre una palette così, per lei, per chi appunto non vuole avere qualcosa di extra, è perfetta perché riesce a farsi comunque dei look anche più scuri rispetto a quello che è abituata a fare, però senza eccedere, senza avere paura di sbagliare. Allora, io non so, non credo che sia stata fatta con questa idea qua, però potrebbe avere appunto il suo riscontro per chi non vuole qualcosa di extra nel quotidiano. Mentre per chi magari come me vuole quel qualcosa in più, è per questo probabilmente che sono un po' delusa. Ribadisco, voglio provarla ancora, voglio testarla con altre basi per vedere se magari le perlescenze escono, però magari è la mia palette difettosa, io questo non lo so. Fatemi sapere se per caso l'avete presa e la vostra è più scrivente, ma la mia per quello che mi riguarda non scrive. Cioè, questo è un ombretto scuro che è Night Rider. Cioè, se vi sembra pigmentato, boh, almeno per me non è pigmentato neanche un po'. Io, boh, a questo punto spero che sia la mia palette fallata, non lo so. No, non lo so. E mi dispiace un sacco perché, ripeto, la gamma colori mi fa impazzire. Cioè, la gamma colori è eccezionale secondo me. Però ribadisco, va bene per chi non vuole usare. Cioè, questa palette è perfetta, almeno se tutte le palette sono come la mia, sono perfette per chi vuole essere sempre truccata ma sobria, quindi non eccessiva, mai too much. Allora questa è perfetta, ha una bellissima gamma colori, quindi va bene un po' per tutti perché spaziamo dal caldo al freddo, è ben bilanciata, cioè sia il pack esterno che vabbè, ribadisco sempre bello, però ci interessa di più la parte interna, è ben bilanciata, mi piace tantissimo che ci sia un colore molto scuro come V, perché anche se manca un nero, riuscite comunque a dare un bel punto scuro. Questi colori qui sono molto belli, molto pigmentati, si sfumano bene come opachi, niente da dire. Però appunto sì, su questi qua per me è un no, quindi fatemi sapere anche la vostra opinione e niente, io vi lascio al make-up tutorial che sarà un po' sbrigativo, non è niente di eccezionale, vi ribadisco di seguirmi su Instagram se volete vedere qualcosa di più strong, perché per me è più semplice fare lì make-up tutorial un po' più veloci, qui ribadisco comunque ci vediamo una volta alla settimana, mercoledì. Vi mando un grosso bacio, vi lascio al make-up tutorial e ci vediamo dopo.
Ciao. Ciao a tutte ragazze, allora scusate la mise, ma o così o niente, perché poi devo asciugarmi i capelli, la frangia mi dà fastidio, se la piego appena asciugata non prende più la forma, per cui o così o niente, perché sennò non riesco a pubblicare il video mercoledì. E come vi ho già detto sull'intro, proviamo di nuovo lei, perché sono stata un po' delusa dalla mia prima prova e anche un po' dalla seconda, che però è stata fatta di fretta. Quindi non voglio perdermi in chiacchiere perché non ne ho il tempo materiale. Oggi è andata così perché il mio amoroso mi ha fatto perdere tempo. Comunque, con gli opachi, vi ho già detto, problemi non ce ne sono, per cui andrò a utilizzare Wood e Fury. Fury, sapete che io non so l'inglese, comunque loro due, uno e due, nell'angolo esterno dell'occhio, nella mia piega. Ho già messo un primer, il primer Potion classico, e io sono convinta che i problemi, come vi ho detto all'inizio video, probabilmente, vi dirò dopo perché devo ancora farla l'intro, ci siano soprattutto non avendo una base colorata. Probabilmente con una base colorata il problema si risolve. Perché non sto usando una base colorata? Perché comunque io voglio che una palette funzioni bene anche senza base colorata, no? Però sì, gli opachi sono molto belli e molto performanti. Come ripeto, sull'opaco problema non ce n'è perché gli opachi Mulac mi piacciono molto, almeno quelli di questa palette. Poi non so se utilizzo lo stesso pennello, lo scarico su una salviettina e poi vado a prendere il colore più caldo. Io amo utilizzare, non cambiare troppo i pennelli perché mi piace proprio che i colori si fondano anche aiutandosi con le setole del pennello. Poi ognuno fa come crede, io ho sempre fatto così e mi trovo bene così. Io vi pubblicherò qui sempre un video a settimana, sicuro, non di più perché poi magari mi brucio coi tempi, quindi voglio mantenere uno a settimana il mercoledì. Dopodiché vado a prendere questo colorino qua più chiaro, che penso sia il make-up che hanno fatto tutti. vabbè, fantasia, portami via. E anche questo è un bello opaco. Gli opachi sono molto molto belli, però io volevo degli shimmer extra extra. Sto portando V anche sulla rima inferiore esterna dell'occhio, quindi qui. Questi opachi sono belli ma leggermente polverosi, non tanta roba, però un pochettino, vedete qui, non so se si veda, io spero di sì, poca roba comunque, non nulla di fastidioso. Dopodiché, allora, io sul reel di Instagram ho utilizzato Anarchy perché appunto è il re della palette e non mi è piaciuto. Ora voglio provare un altro ombretto di quelli che non ho usato per vedere se magari la cosa cambia. E vado ad utilizzare Red Jelly, che è questo, che non è uno shimmer eccessivo. Comunque proviamo a usarlo, vediamo cosa succede. Non lo so, raga. Non mi entusiasma, non ci trovo del fascino non mi entusiasma. È un bel colore, niente da dire. È quasi un opaco che però ha una particolarità diversa. Però su questa palette io devo riflettere molto e voglio proprio usarla nel quotidiano. È bello questo colore, devo dire, comunque. Tutta la gamma colori mi piace. L'unica cosa sulla quale io sono tanto perplessa è la resa. Provo a prendere Classic House per vedere se dà qualcosa in più. Allora, questo comunque Red Jelly è un bel colore, devo dire, bello pieno. Sì, non è brillantinato, sappiatelo. Prendo un pennello pulito per vedere bene l'effetto di Classic House, che però prendo con le dita, perché in teoria dovrebbero esprimere il meglio di sé. E forse mi piaceva di più così. Non lo so, raga. No. Forse su una base nera, ma per renderla più. Gli dà un effetto bagnato, però così. No, boh, io non so, raga. Mi dispiace così tanto non essere qui
a parlarvi in modo entusiasta di questa palette perché io quando l'ho vista sono stata wow. E se volete proviamo a prendere un po' di questo che è Hologram, scusate, non gram, che è lui. E lo proviamo a mettere sull'angolo interno, la prima metà, sbatto via l'eccesso. E questo con questa base qui ci piace già di più. L'avevo provato ma non mi entusiasmava. Lo applico anche qui, vado a unire il mio colore scuro. Se questo non è un look estremo perché sto andando a lavorare e i video YouTube mi richiedono sempre un po' più tempo rispetto a quelli per Instagram, metto eyeliner, mascara, ciuffetti di ciglia finte, ci vediamo dopo asciugata e tutto quanto. Rieccomi qua, fatto tutto, ho fatto anche l'intro che una volta mi sono dimenticata di farla. Allora, vi ho fatto tutte le mie considerazioni, che forse non è meglio fare a fine video. Vabbè, non importa. Vi lascio decidere a voi, no, non sono tanto YouTuber. Vi ho fatto le mie considerazioni subito, vi ho già detto tutto all'inizio del video, la palette un po' così, la testerò ancora, fatemi sapere nei commenti se volete vederla ancora magari con basi diverse, se l'avete presa, come vi trovate, ribadisco, fatemi sapere anche voi, come vi ho detto all'inizio video, magari sono io che ho la palette, boh, fallata, cioè, può anche essere, cioè, penso che possa succedere. Insomma, mi fate sapere un po' la vostra opinione, io sì. Vi ho già detto tutto a inizio video. Mi dispiace solo non avervi portato un look un pochino più extra, ma vabbè, ora io vado a lavorare, che sto guardando anche l'ora, non è proprio. E mi sto guardando nello schermetto del telefono perché vedo quello che sto facendo e mi piace molto questo sfondo rosso. Penso che terrò sempre come colore principale dei miei video, sia Instagram che YouTube, questo. Cosa ne dite? Vi piace? Non vi piace? Vabbè, comunque. Ci vediamo mercoledì prossimo, vi aspetto, fatemi sapere comunque cosa ne pensate di tutto quanto e ci vediamo la settimana prossima. Io ho un video caricato, devo caricarlo oggi, ve l'ho già detto, e non so più quando lo metterò perché devo farvi vedere anche la Rose Quartz, che ve la rimostro perché è così bella, stupenda, la adoro. E niente. Vi mando un grosso bacio, grazie ancora per aver guardato il video. Se siete arrivati fino a qua, vi voglio bene. Vi ricordo i miei link sotto se per caso volete sostenere il canale. E vi mando un cuore sempre se lo fate. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto a inizio video, ve la dico adesso, quindi solo i veri seguaci sapranno questa cosa. Vi ripubblico un unico video al mercoledì, che sarà un video dove ci sarà sempre, in ogni caso, veloce o più lungo che sia, un make-up tutorial. Prima non sono stata tanto performante, ma vi prometto che i prossimi saranno più belli. E se ho tempo, al venerdì vi parlo di cose, o di capelli o di altre cose, comunque vi faccio un video chiacchierato se c'è un extra al venerdì. Però appunto l'unico video fisso che c'è è al mercoledì. Così ve lo dico, quindi sappiate che se per caso c'è qualcosa di nuovo è venerdì. Dovrò parlarvi dei miei capelli, però mi serve del tempo. Niente, dai, basta, sto blaterando, vado al lavoro, vi mando un grosso bacio, ringrazio ancora tutti voi per essere qui e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte e a tutti!